Ben ritrovati in questa edizione dell'informazione di Anmic 24, il GR sulla disabilità. Quest'oggi siamo in compagnia dell'onorevole Alessandro Locatelli, ministro della famiglia e disabilità nel 2019, purtroppo solo per alcuni mesi, assessore alle politiche sociali e vice sindaco del comune di Como, laureata in sociologia all'Università Bicocca di Milano, ex direttrice ed educatrice di comunità, ha lavorato e ha avuto esperienze nel campo della disabilità, del volontariato e dei minori. Onorevole, lei è il nostro interlocutore privilegiato. Grazie per essere con noi Grazie, quest'oggi. grazie a voi per l'invito. Onorevole Locatelli, com'è possibile in un momento così particolare per l'Italia non prevedere un aumento per le pensioni per le persone con disabilità, tenuto conto delle diverse misure adottate dal governo sino ad oggi? Beh, insomma, io non mi stupisco più di tanto, se mi permettete, perché sono anni che combattiamo per chiedere un aumento delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità. Quando sono stata per breve tempo, come ha ricordato lei, ministro, ero andata anche dall'allora ministro dell'Economia Tria con delle simulazioni per far vedere che con una spesa, secondo me, ragionevole per un governo, si poteva in qualche modo dare più dignità alle persone che percepivano questo tipo di sostegno, perché meno di 300 euro al mese, sia per chi integra con poco, lo sappiamo, il reddito, che per chi non ne ha di reddito, è veramente una miseria. Io credo che in questo momento di grave difficoltà non possa non essere preso in considerazione questo strumento e quindi noi proponiamo un emendamento in tutte le sedi, guardate, perché mi è stato anche fatto notare che alcuni degli emendamenti che ho proposto non erano forse appropriati per quel tipo di decreto. Parliamo sempre di decreti di emergenza sul coronavirus, il Cura Italia e altri connessi. Purtroppo però la blindatura è totale, quindi la mia posizione è quella di ripresentarli comunque, sempre a raffica, per cercare di far entrare nelle teste anche di chi ci governa che purtroppo chi ha una grave disabilità e chi ha in cura una persona con grave disabilità ha bisogno di più risorse, di più attenzioni, perché altrimenti rimarranno sempre gli ultimi. Questo è. Un passaggio molto importante anche per rimanere sul tema e sul mondo della disabilità. A molti sfugge che il mondo della disabilità è complesso, ma non è fatto solo di pensioni, è fatto anche del lavoro, è fatto anche del mondo della scuola. Ecco, i centri diurni in questo momento sono chiusi, le scuole sono chiuse e gli alunni disabili rimangono a casa con i propri familiari. Un'emergenza nell'emergenza. Cosa è mancato? Come mai nessuno si è prodigato per attivare un supporto fondamentale nei confronti anche di questi alunni? Ma guardate, è mancata sicuramente un po' di lungimiranza. Qualcuno dice che la lungimiranza era impossibile in questo momento di emergenza così drammatico. In parte lo condivido perché penso che nessuno si aspettasse una portata di questa epidemia, pandemia così forte con migliaia di vittime. Forse ci aspettavamo qualcosa di più contenuto. Quindi in alcuni casi si è stati un po' magari sprovveduti nel futuro, cosa aspettarsi rispetto a quello che doveva essere. Io credo che sia mancato un po' il collegamento. Sicuramente parlo di chi insomma ci governa, ha stabilito delle misure, dei team di lavoro sulla parte della salute, sulla tenuta sanitaria, su alcune insomma misure fondamentali, però non c'è stato l'aspetto di guardare a quelli che sono gli enti locali, che poi sono i più prossimi a questo tipo di attività. Perché se noi pensiamo ai centri diurni per disabili, ma comunque a tutto questo aspetto, ricade fortemente sugli enti locali. Quindi è necessario andare a vedere chi nei nostri comuni è in seria difficoltà. Un monitoraggio che comunque io so
almeno nei comuni che sento, che viene anche fatto da parte di alcune educatrici, da parte insomma dei servizi, soprattutto magari in comuni più piccoli, ma non è sufficiente. Servono degli strumenti per pensare al futuro. Va bene nell'emergenza tutti a casa, tutti bloccati, però poi è chiaro che gli strumenti della didattica online non sono sufficienti ai nostri bambini, ai nostri ragazzi che hanno difficoltà nell'apprendimento, difficoltà relazionale, un deficit mentale, ma anche sensoriale, perché non sono ancora sviluppati questi strumenti in maniera sufficiente per star vicino ai nostri ragazzi. Quindi un'altra volta a carico delle famiglie. Io penso che sia necessario, strettamente necessario, che questo governo pensi a dei congedi estesi per i familiari che hanno bambini che frequentano le scuole, che quindi non possono semplicemente essere messi davanti al computer per seguire queste attività, ma questo è un problema anche per tutte le altre famiglie, figuriamoci per chi ha il bambino con una disabilità, e penso che sicuramente debbano essere messi a disposizione dei soldi, risorse. Non è possibile che sia sempre l'ultimo comparto quello a beneficiare, insomma, delle misure anche nell'emergenza. Ecco, parliamo di servizi anche territoriali. Indubbiamente in questo momento è delicato l'argomento e molti non possono pensare che siano mancati dei controlli o che vengano rilasciate con molte facilità le autorizzazioni. Parliamo delle RSA, le residenze socioassistenziali. Molte famiglie hanno fatto enormi sacrifici, sia economici che anche affettivi, nel lasciare il proprio genitore in una struttura protetta che garantisse il benessere di questa persona. In molti casi, però, questa sicurezza è venuta meno con la perdita del proprio caro, del proprio affetto. Che cosa è accaduto e di chi sono, secondo lei, le responsabilità di questa situazione? Quello che è accaduto sicuramente è che questo virus, questo coronavirus, ha avuto un impatto, come sappiamo, travolgente soprattutto sulle persone più anziane, e in particolar modo le persone più anziane che sono accolte nelle residenze sanitarie assistenziali sono ancora più vulnerabili. Quindi è chiaro che è proprio stata la fascia più colpita, più a rischio, e ancora oggi ci sono ancora tante vittime e migliaia di persone anziane, e ricordiamo anche tutti gli altri, naturalmente, che purtroppo non ce l'hanno fatta. È chiaro che la procura sta già indagando. Io penso che se ci sono delle responsabilità sicuramente emergeranno e vanno cercate, ci mancherebbe altro, però credo anche che sia mancato qualcosa di tanto banale quanto vitale, e cioè le protezioni. Stiamo parlando di persone che all'interno di queste strutture curano i nostri anziani, le nostre persone con disabilità, i nostri ragazzi, e all'inizio non avevano nessuna dotazione, non perché solo le strutture non le volessero acquisire, se poi ci sono stati dei casi di dolo verranno accertati, ma perché non si riuscivano a reperire. Voi pensate, anche noi negli ospedali, sul territorio, i medici di base, c'è stata una grossa impreparazione a tutto ciò. Io credo che sia mancato un supporto davvero al mondo del socio sanitario, da parte anche del governo, che aveva insomma dichiarato in qualche modo l'emergenza. Noi come Lega, peraltro, abbiamo, mi permetto di dirlo perché lo continuo a riproporre anche questo, presentato un emendamento che chiedeva semplicemente la messa a punto di linee guida per guidare queste strutture, che erano ancora più impreparate rispetto agli ospedali ad una portata così eccezionale di questo fenomeno così drammatico, a fare protocolli di sanificazione specifici, procedure specifiche, ma soprattutto chiedevo che venissero distribuiti i dispositivi di protezione individuale in via prioritaria anche a queste strutture. Perché? Non perché ognuno si debba arrangiare, ma perché all'interno ci sono persone, i nostri nonni, i nostri anziani, e quindi non è possibile non interessarsene. E chi poteva in questo modo, in questo momento, avere veramente la forza per poter far arrivare qualcosa in più sui territori era ovviamente lo Stato, perché è lo Stato che ha decretato l'emergenza
nazionale. Ma io non voglio solo fare appunto della polemica rispetto a questo, voglio anche ricordare l'affetto di chi non ha potuto più andare a trovare il proprio nonno, la propria moglie, il proprio marito, una cosa drammatica che spezza il cuore, perché tanti non li hanno proprio più potuti rivedere, neanche fare un ultimo saluto. Quindi una situazione veramente che mette a dura prova ognuno di noi. Io credo che in qualche modo il fatto di poter chiamare, videochiamare, abbia cercato di compensare qualcosa che in realtà è incompensabile rispetto al rapporto, no? Di chi è chiuso dentro nella struttura. Però è anche vero che questo è il frutto purtroppo di una di un impeto, di una violenza di questo, insomma, di questa malattia che nessuno avrebbe mai potuto calcolare prima d'ora, insomma. Io credo, se mi permette, un altro punto, che per il futuro ripensare la questione di queste strutture potrebbe in qualche modo, anche in un momento così drammatico, diciamo, tutelare maggiormente la sicurezza di chi è ospite. Cambiando un attimo argomento e approfittando anche della sua presenza, parliamo un attimo del lavoro e parliamo di quella che è la famosa legge 6899, il famoso inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Cosa non funziona? Quali sono le difficoltà che il governo, gli enti locali non riescono ad applicare affinché questa legge, molto bella e anche con determinati punti salienti, e di fatto però non riesce ad avere un impatto reale sul territorio? Ma sicuramente gli intenti della norma sono più che ottimi. È chiaro che però la rispondenza da parte, io ci ho un pochino lavorato, in realtà avevo un progetto anche che volevo portare avanti insieme ad alcune persone che lo stavano vivendo direttamente, però il tema di far incontrare gli imprenditori, le aziende con il lavoro dell'inserimento della persona con disabilità è ancora non sufficientemente robusto. Ci sono delle condizioni che vanno migliorate e da un lato, ancora una volta, le istituzioni dovrebbero farsi un po' garante di quello che è il lavoro che può mettere a disposizione la persona con disabilità, che magari anche in alcuni casi specifici può avere qualche limite rispetto alla prestazione stessa, e che quindi crea il dubbio da parte dell'azienda, insomma, della presa in carico. Io credo che vada stabilito un tavolo di lavoro per riorganizzare questa norma, per rivalutarla, per ottimizzarla, perché è veramente straordinaria come potenziale e non possiamo accettare che venga messa da parte e non utilizzata. Quindi bisogna rinvigorirla. Certo è che la difficoltà che vediamo oggi nel corso di questa emergenza è che addirittura i nostri lavoratori con disabilità vengono messi da parte anche dagli aspetti economici, dei contributi che possono essere erogati in questo momento. Quindi questo non è un buon segno, bisogna dare voce a tutto questo mondo e non abbassare la guardia, cioè non pensare mai di aver chiesto abbastanza, bisogna continuare a chiedere di più, perché io penso che i limiti, per esempio, anche all'accessibilità, alla mobilità, alla cura stessa della persona, emergeranno ancora più in maniera più forte e violenta con la ripartenza, perché se faremo fatica tutti a ripartire in maniera adeguata e spenderemo più soldi per riorganizzare le nostre vite, immaginiamo una persona che ha una difficoltà o un familiare con disabilità, magari anche con malattie legate all'immunodepressione o altro tipo di malattie rare, per esempio, in che modo potrà tutelarsi e proteggersi anche per doversi recare al lavoro. Quindi non si può pensare a ripartire lasciando indietro qualcuno. Onorevole, la ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. Il suo lavoro, nato sicuramente da una fortissima esperienza della sua attività lavorativa, ma anche della sua formazione, si coniugano bene per quella che è una sensibilità che dovrebbe avere in un parlamentare ricoprendo un ruolo così delicato.
perché molto spesso il ruolo delle persone disabili, come lei ha detto, viene tenuto sempre in secondo piano, invece è parte integrante della società. Molto spesso si parla di inclusione, ma di fatto forse, a mio avviso, non si comprende realmente il senso di quella parola. Grazie per essere stata con noi. Io ringrazio voi e buon lavoro a tutti, grazie. GR Anmic 24, Disabilità, il primo giornale radio sul mondo della disabilità. Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna. Una produzione Anmic.